Da una domanda che ho fatto anche ai tanti intervenuti oggi, che ho ringraziato per la presenza significativa. La domanda è non tanto chi sarà il prossimo sindaco, ma quale sarà l'idea della futura Nereto 2023-2028. Noi abbiamo le idee ben chiare, continuare a crescere perché la crescita è nelle nostre possibilità. Il sindaco e l'amministrazione comunale prossima avranno un compito molto delicato, che è quello di una gestione dei fondi del PNRR, ma anche di tante altre risorse finanziarie che la mia amministrazione comunale ha saputo intercettare. Bisogna gestirle nel miglior modo possibile, continuare nella messa in sicurezza delle nostre scuole, dei nostri impianti sportivi, realizzare la nuova scuola dell'infanzia, oltre 2 milioni e 700 mila euro di fondi PNRR, cantierare l'auditorium, ricostruire un ponte chiuso da oltre 12 anni, continuare la vicinanza che abbiamo avuto soprattutto durante il Covid e in fasi difficili prima del Covid, come la gestione risolta in modo molto positivo dell'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi non pericolosi, a cui abbiamo detto no sul nostro territorio, la vicinanza alle nostre famiglie con un welfare vicino, quindi con i servizi a domanda individuale con le tariffe le più basse della Val Vibrata. Ecco, bisogna continuare a fare tutto questo, noi lo possiamo fare con una squadra in continuità, ma anche con un certo rinnovamento che stiamo approntando. Infine, ho invitato tutta la cittadinanza a frequentare la nostra sede, che è aperta la domenica mattina, per stilare insieme quello che sarà il prossimo programma e le prossime linee programmatiche e le prossime sfide che ci attendono.